Di nuovo in studio per parlare insieme di sport e salute. Dottor Califano, quelle, le parole che abbiamo sentito del personal trainer, anche quelle le ritiene corrette? Diciamo di sì, diciamo che con questo intervento si apre un'altra grande come dire, parentesi nel settore benessere, cioè quella che è la nuova frontiera della medicina dello sport. L'attività fisica che viene in qualche modo anche individualizzata, quindi viene adattata a quello che è l'esigenza del soggetto. È chiaro che un lavoro del genere un personal trainer non lo può fare da solo, ma rappresenta, come dire, il terminale di un flusso di informazioni che gli deve per forza arrivare dal medico sportivo. Ecco perché dicevo che è la nuova frontiera della medicina dello sport, perché già da diversi anni nel mondo medico e nel mondo del fitness, per parlare proprio del caso particolare, si sta lavorando insieme proprio per ottimizzare questi aspetti, cioè per da una parte medici valutare il soggetto non più in questo caso in funzione di una idoneità, come dire, di attività agonistica che spesso non esiste, non è nemmeno nelle aspettative delle persone, ma soprattutto valutare in funzione delle condizioni del soggetto che possono essere anche in questo caso patologiche, no? Ma per patologia intendo anche cose molto comuni e molto diffuse, obesità, ipertensione, diabete e quant'altro, dove l'attività appunto fa molto bene, e fotografando questa situazione poter dare il medico sportivo delle indicazioni precise, intese proprio come prescrizione di attività fisica, quindi la quantità e la qualità da svolgere. Per esempio il personal, l'ho sentito, diceva che lui giustamente faceva gli allenamenti anche in base alle disponibilità dei soggetti, no? Quindi 2 volte, 3 volte. Noi come medici sappiamo che un'attività fisica, perché possa far bene, deve essere svolta in certe quantità, quindi almeno 3 volte la settimana, con un impegno medio massimale da 35 a 45 minuti minimo, quindi già diamo delle indicazioni un pochino più selettive. Poi ci sono per carità degli aspetti collaterali, cioè una volta che il medico ha valutato tutta una serie di componenti, tra cui anche quelle bioimpedanziometriche, no? Che non è solo la plicometria, è chiaro che il personal trainer può intervenire anche nel monitorare queste situazioni in accordo con il medico. Quindi direi che l'approccio corretto è visita medica, in questo caso, ripeto, non solo per una sorta di idoneità, ma per capire proprio come si può fare, come si può rendere ottimale l'impegno che si vuole dare a questa attività, in collegamento con un personal o comunque con personaggi qualificati, quali sono questi, molti che operano in tanti centri fitness, per seguire queste prescrizioni e per monitorare nel tempo il paziente, l'utente, non il Certo, paziente in questo lo caso, sportivo. lo Ecco, sportivo. altra cosa, Mazzocca, invece fare allenamento in una società sportiva, quindi ci si trova a allenare sia bambini in tenera età, ma anche molto spesso adulti. I problemi, viene più lecito pensare, che possono venire con gli adulti, perché da bimbi più o meno, insomma, si immagina che diciamo, la situazione di salute di partenza sia comune per tutti. Voi come vi comportate? La nostra idea di base è quella comunque di mantenere alta la soglia di attenzione e soprattutto far sempre capo alla medicina dello sport. Noi come federazione sportiva diamo comunque la primaria importanza a questo tipo di cosa, di visita che va fatta, perché è importante, soprattutto nel nostro sport, avere un buon fisico integro che sia capace di sopportare determinati tipi di sforzi che chiaramente la nostra disciplina comporta. Ora, è chiaro che si parte i nostri corsi partono già da 5 anni, quindi è chiaro che lì non si parla ancora di agonismo, ma si parla di attività ludico, tecnica, ma soprattutto ludica, quindi si va a far giocare il bambino, a farlo cominciare a intraprendere un'attività che può essere quella più che altro di accrescimento della propria capacità coordinativa. È chiaro, quindi lì lavoriamo su basi abbastanza blandi e quindi si può stare abbastanza tranquilli. Nel momento in cui si va già dai 12 anni in poi, che si intraprende l'attività sportiva agonistica a livello federale, è obbligatorio chiaramente l'ausilio della medicina dello sport e l'ausilio del certificato agonistico per l'abilità all'attività. Quindi noi in ogni caso consigliamo sempre
di far fronte alla medicina dello sport. Anche per chi, come in alcuni progetti che noi portiamo avanti, soprattutto per far sì di avvicinare proprio la famiglia allo sport, l'intera famiglia, noi abbiniamo all'attività del bambino anche un corso parallelo per i genitori. E quindi facciamo in modo che tutta la famiglia non stia in palestra a aspettare che l'ora del bambino passi così, o leggendo il giornale o facendo il cruciverba, ma facendo anche per i genitori l'attività fisica. Quindi è chiaro che lì interveniamo dicendo che comunque è auspicabile da parte nostra che loro facciano il controllo medico sportivo, anche se l'attività è prettamente aerobica o in qualche caso anaerobica. Quindi è bene, anche per una tranquillità nostra, anche come certo, tecnici, come istruttori, far sì che sapere di avere comunque dei fisici che possono sopportare anche determinate cose, esatto, e lavorare in modo più tranquillo. Quindi questo penso che sia una cosa che dovrebbe essere allargata a tutti gli sport, comunque. Ecco, sentiamo insieme, siamo andati proprio a sentire cosa dicono i genitori a proposito dell'attività sportiva dei figli e appunto della famosa visita all'Istituto di Medicina dello Sport. Ha figli? Sì, 4. Qualcuno di loro fa sport? Sì. 2 fanno, sono grandi, quindi fanno tennis e basket, e loro lo fanno, il certificato. Le è capitato mai di accompagnarli a fare una visita? No, una visita specialistica da un medico sportivo no, no, non l'ho mai fatta questa. Con il medico di famiglia è capitato? Sì, con il pediatra, sì. Ecco, posso chiederle quanto è durata questa visita? Ma poco, 10 minuti. Mio figlio fa attività sportiva, gioca al basket. Quando si è iscritto, quando ha cominciato a farlo, gli hanno chiesto un certificato medico sportivo? Per tutti gli anni ha fatto visita medica sportiva agonistica. Quanto è durata la visita vera e propria del medico? Guardi, quest'anno sono capitato con un dottore veramente scrupoloso, forse anche troppo, che ci ha fatto fare degli esami che non importavano probabilmente. Lei è istruttore di una scuola calcio? Sì. I suoi ragazzi fanno regolarmente visita medico sportiva? Fanno visita al pediatra. Il pediatra dà l'ok per poter poi i ragazzi poi possono giocare tranquillamente in campo. Poi io non faccio mai giocare nessun ragazzo senza opportuna visita medica, anche perché perché può darsi che un ragazzo possa avere delle anomalie fisiche che poi non può giocare. La visita dura 20 minuti circa. C'è il medico che fa la visita sotto sforzo, che fa l'elettrocardiogramma e ti valuta la funzionalità del cuore. Ecco, ben venga secondo noi un medico anche eccessivamente scrupoloso, magari farà perdere 10 minuti di tempo in più al bambino, al ragazzo e magari al genitore che lo accompagna, però almeno si è sicuri. Voi alla WISP chiedete gli stessi certificati, immagino. Ovviamente, c'è una legge regionale, oltre a una legge nazionale in materia, per cui per fare attività sportiva bisogna quantomeno osservare la legge. Ma io credo non sia solo questo, cioè dobbiamo... ci sono delle attività sportive, non lo so, penso ai corsi di nuoto 2 volte alla settimana, mezz'ora in acqua, 10 minuti di ginnastica prenatatoria, dove non è richiesto il certificato medico sportivo perché la legge non lo obbliga. Ma chi dice che un soggetto può fisicamente sopportare come il soggetto io e Mazzocca? Non è detto che possiamo fare le stesse cose, non è detto la nostra... come dire, il nostro curriculum sportivo sia uguale, può darsi che io abbia fatto altre cose, lui ne fa altre, quindi la nostra preparazione a sopportare delle esercitazioni di un tipo anziché di un altro possa essere una sopportazione diversa, quindi siamo magari nella stessa piscina, nella stessa corsia, facciamo le stesse cose con lo stesso istruttore e uno dei due può avere un malessere, quindi cioè, ci vuole uno screening, è secondo me determinante, a tutte le età, per tutti i tipi di intervento sportivo. E non vorrei parlare di sport, vorrei parlare di attività motoria, perché ecco, secondo me è interessante parlare di attività motoria, perché si può fare attività motoria 3 volte alla settimana alle cascine camminando, lo si può fare correndo qualche chilometro, ma sempre attività motoria è. Lo sport poi sono i giochi, sono anche altre cose. E quindi... Ecco, proprio su questo abbiamo voluto farci un'idea, siamo andati proprio alle cascine a vedere le persone che fanno jogging, se quando alle spalle dell'attività sportiva c'è una società che chiede il certificato, evidentemente insomma, poi la persona si interessa e va a farsi fare la visita dal medico, altrimenti vediamo cosa succede. Signorina, lei è venuta qua alle cascine per correre? Certamente.
Lo fa spesso? Ogni fine settimana, ogni sabato. Lei ha fatto visite mediche per sapere se la corsa è uno sport che si confà alle sue attitudini fisiche? Assolutamente no. Però credo che sia una cosa buona a livello fisico, quindi continuo a farlo senza sapere se sia una cosa buona o meno. È vero che certi sport sono adatti meno a certe persone e quindi sarebbe meglio fare una visita medica in modo da capire che tipologia di sport è più adatto. Buongiorno, lei viene spesso a correre qui alle Cascine? 2 o 3 volte a settimana. Fa delle visite mediche? Saltuariamente, non cadenzate. Comunque, sì. Tiene d'occhio la salute? Sicuramente sì, sono qui per questo. Ecco, molte persone corrono pensando che questo faccia bene, così come fanno sport, giocano a calcetto, tennis, eccetera, per tenersi in forma. Alcune persone non sanno che può essere un problema per loro, magari per il cuore, per la circolazione, eccetera. Sì, visite cardiologiche, poi a parte sono un donatore di sangue, per cui ogni 4 mesi sono monitorato in tutto e per tutto dalla struttura. Comunque l'importante è non andare mai oltre la soglia. Non faccio agonismo podistico, per cui non mi interessa, però insomma mantenersi una buona attività e corpo libero, ginnastica, senza, non c'è bisogno della palestra. E proprio in questa intervista abbiamo visto confermato quello che diceva Rodolfo Di Paolo nella scheda, ovvero tutti diamo per scontato che l'attività sportiva, l'attività fisica evidentemente fa bene, però poi quando si tratta di andare dal dottore a vedere se siamo davvero in grado di fare tutto o quasi tutto, questo invece lo lasciamo un attimo da parte e continuiamo lo stesso a fare attività sportiva. Una piccola pausa pubblicitaria, tra poco torneremo a parlare di sport insieme ai nostri ospiti.